Buonasera e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro consueto appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Ci sono questioni importantissime che noi quotidianamente trattiamo su Visione TV, i temi della guerra, i temi dell'economia, i temi della pace, i temi della sicurezza. Ecco, però ogni tanto bisogna pure necessariamente fare lo sforzo di demistificare operazioni al confine tra il ridicolo e il patetico che endemicamente spuntano con l'obiettivo di far deragliare un dissenso autentico che nel paese esiste. Ci hanno provato nel 2022 mandando in avascoperta personaggi poco poco più credibili come Paragone, poi ritiratosi con le pive nel sacco. Oggi ne hanno mandato un altro un po' più, almeno si ride, insomma, un po' più pittoresco, che però insomma è diventato il punto di riferimento di un'area prima intransigente e ora diventata improvvisamente un pochino più pragmatica, ecco, diciamo così. Non mi voglio dilungare troppo perché le cose da dire sono tante. Vi presento subito i miei ospiti a partire da Marco Rizzo. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Già non l'abbiamo iniziato e già ti viene da ridere a pensare alla macchietta, no? No, ancora non ho detto niente, già ridi. Una delle cose con cui, diciamo così, faccio bene politica con te è perché sei un uomo che sa divertirsi e si sta bene assieme. Francamente questo lo dico. È vero, insomma, di sicuro non ci annoiamo. Non ci annoiamo. Ecco. È con noi Enzo Pennetta. Ciao Enzo. Ciao Francesco, buonasera a tutti. Antonello Cresti. Eccoci, ben ritrovati, un saluto a tutti gli spettatori di Visione TV. Allora, il primo servizio di un certo Frank Toscano, che dicono mi somiglia, il ragazzo qua in prova, prego. Il mondo del cosiddetto dissenso sembra sempre ossessionato da un solo obiettivo, quello di provare a rallentare la corsa di democrazia sovrana e popolare tramite gli argomenti più meschini e le maldicenze più volgari. Al tempo delle politiche del 2022, quando gli ex grillini, Paragone e Cunial, si presentavano quali paladini dell'antisistema dalla comoda visuale di Palazzo Madama, senza peraltro avere mai frequentato assiduamente le piazze che protestavano negli anni bui dell'oppressione psicopandemica, contro DSP si alzò un vespaio di polemiche palesemente strumentali. Bastava uno qualsiasi fra le centinaia di candidati sospettato di scarsa purezza antivaccinista per provocare il coro sdegnato delle vergini violate in servizio permanente impegnate nella produzione sistematica di video accusatori contro ISP, ora DSP. Non potendo contestare nulla nel merito della proposta politica, i soliti soloni provvedevano quindi a tagliuzzare vecchie interviste manipolandole al fine di contestare in particolare Marco Rizzo. Adesso gli stessi intransigenti di ieri salgono felici sul carro allegorico di tale Cateno De Luca, macchietta che sembra uscita dalla penna di Pirandello, improvvisato leader di un'aggregazione così surreale da sembrare uno scherzo. Ma i finti personaggi che si sentono a capo di sigle vuote, astrattamente vicine all'area della cosiddetta contestazione sistemica, sembrano in grado di allearsi con chiunque pur di fare danno a DSP. È solo invidia o dietro la maschera della retorica c'è di più? Insomma, Marco, guarda, a me il dubbio è venuto perché abbiamo passato un paio d'anni su questo ottovolante del dissenso, no? Io mi ricordavo, insomma, l'intransigenza di questi personaggi, dicevano no, ma Rizzo, avete visto cosa ha detto nell'84? Allora pigliavano la tua intervista, la tagliuzzavano per dare l'impressione che tu fossi comunque non aderente alla fede antivaccinista, fossi un uomo tutto sommato che non meritava la fiducia piena per avere magari espresso dei convincimenti che queste persone ritenevano ambigui. No, ancora ti contestano questi degli anni 90, insomma, sono capaci di andare all'età della pietra. Dopodiché le stesse persone, cioè non è che sono altre, sono le stesse persone, in particolare quelli di vita, che erano quelli più ossessionati. Adesso sono finiti con uno, poi lo faremo vedere, che mandava i droni dietro alla gente. No, però lo facciamo per pragmatismo. Ecco, io capisco che il trasformismo, il doppio pesismo, però qua siamo oltre, qua siamo dentro un film di Dino Risi. Allora, cominciamo dall'inizio. Beh, intanto fanno riferimento ogni tanto alla mia storia, perché io ho una storia. Questi qua non hanno storia, e quindi c'è già una differenza. Ma il tema è un altro. Io ho perso mezzo partito per fare la scelta contro il Green Pass, contro la cosiddetta pandemia, contro le scelte del governo, perché purtroppo in quell'area
la vicenda dei vaccini non è stata percepita. Non è stata percepita come elemento anche di presa di coscienza di una parte importante dell'opinione pubblica italiana e della popolazione italiana. E io credo che, fermo restando quel grande insegnamento dell'analisi concreta, della situazione concreta, chiunque si voglia occupare di politica non può non rendersi conto che in quel periodo sono state messe, diciamo così, in discussione degli elementi costituzionali, cioè la libertà di scelta e la libertà del lavoro, perché sono centinaia, migliaia le persone sono state licenziate perché non volevano ottemperare al cosiddetto Green Pass. Quindi io sono molto convinto di quella scelta che ho fatto, però mi viene da sorridere giustamente perché tu ricordi che l'esperienza di Italia Sovrana Popolare, oggi Democrazia Sovrana Popolare, veniva contestata. Io mi ricordo che sui 600, erano 600 i candidati alla Camera del Senato del nostro raggruppamento, all'epoca era un raggruppamento, adesso è una ipotesi politica molto più seria, c'era un tizio che aveva la mascherina e allora ci hanno fatto i neri e noi diventavamo, ci arrabbiavamo, dicevamo ma come mai questo qua ha portato la mascherina a un comizio, cosa succede? Adesso però invece dimostrano che quei fondamenti erano un poco fondamentalisti e non valgono più. Però io qua vorrei anche riconoscere una cosa, perché loro ci dicono, ma anche voi avete frequentato per due o tre volte questo Cateno De Luca. Sì, è vero, noi siamo andati a tentare di fare guarda, un io ho frequentato uno. Pure gente peggio di lui, quindi non so. No, cioè, no, ma non è questo. Quindi io... Intanto non abbiamo fatto nessuna conferenza stampa, nessuna cosa che impegnasse. Ci hanno chiesto di firmare un simbolo che poi non era quello che è stato usato. Quindi è stata, come dire, una cosa anche lì, paradossalmente, direi truffaldina, ma io non voglio dare gli aggettivi perché, come dire, questo tizio basta sentirlo parlare, noi l'abbiamo sentito parlare per tre volte, ci è bastato. Ma il problema non è questo, perché adesso non voglio citare Lombroso perché non vorrei sembrare, come dire, reazionario, ecco. Il tema è un altro, il tema è capire, può darsi, proviamo a dare una lettura un po' più politica di quello che hai detto. Io non so se c'è una volontà di colpire l'unica forza che coerentemente si muove sui binari contro la guerra, contro l'establishment, contro il modello sistemico, sia dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista internazionale, dal punto di vista della libertà sanitaria. Noi siamo l'unica forza coerente, nel senso che è davvero così. Possiamo non piacere, questo è possibile. E allora mi chiedevo perché non piacciamo? Perché è anche possibile che ci sia delle persone che dicono no, Rizzo è antipatico, quell'altro. Perché abbiamo una visione seria della politica. Cioè la politica significa avere una teoria, un'analisi, una prospettiva, una progettualità, una modalità organizzativa dove non sono tutti uguali, uno vale uno, dove ci sono la costruzione dei gruppi dirigenti, tra l'altro questo oggi mi fa molto piacere, siamo a un livello altissimo, c'è Enzo Pennetta, c'è anche il nostro Cresti, insomma stiamo parlando di una cosa che stiamo costruendo, non è una cosa raffazzonata. E quando Francesco Toscano, tu avevi detto durante il corso delle elezioni del 22, guardate che Italia Sovrana Popolare non è una cosa fittizia, solo elettorale, ci ritroverete, e possiamo dirlo ancora di più oggi. Noi oggi stiamo facendo un'intrapresa formidabile, siamo stati truffati dal governo su indicazione dell'Unione Europea, poi parleremo dei fatti concreti, e siamo obbligati a raccogliere 75.000 firme. Non c'è nessuna forza politica oggi che è in grado di farlo. Neanche Santoro, che va tutte le sere in prima serata, va più lui in TV che non la Schlein, sembra il capo di un partito maggioritario. Io non so se ce la fa con le proprie forze. Eppure la Macchietta no. È spesso in televisione, Marco, è sempre alla 7, gli ha dedicato una pagina alla Verità, che a noi invece non ci cita mai, c'ha sempre... oscurato, pure Dragone è un amico, però insomma voglio dire, è chiaro, l'abbiamo visto sul Corriere della Sera, l'abbiamo visto sulla stampa, è chiaro che c'è un interesse ad orientare verso il macchiettismo, ma noi, diciamo un mondo contestativo.
devi capire, Francesco, che noi ma fanno il loro lavoro, cioè io non li biasimo, esatto, quelli del Corriere, esatto, di Repubblica, hanno trovato la macchietta e la cavalcano. Non c'è nessun dubbio che noi diamo fastidio e quindi devono in qualche modo oscurarci, annichilirci, cercare di rendere schematiche le nostre proposte, perché noi, io mi accorgo andando in giro per la strada, parlando con le persone, frequentando anche quelle rarissime trasmissioni televisive in cui siamo invitati, il nostro progetto è vincente. Noi chiediamo un'Italia indipendente, noi chiediamo un'Italia che possa commerciare con gli Stati Uniti, con i paesi europei, ma anche con la Cina, con la Russia, con il Sudafrica, col Brasile, con l'India. Noi abbiamo un'idea di una economia pubblica, fortemente caratterizzata nel pubblico, ma con un riferimento amplissimo alla piccola e media impresa. E siamo per l'unione tra il ceto medio produttivo e la classe lavoratrice. È una teoria innovativa, non esiste. E questa modalità ha fatto di nuovo vincere le elezioni per il Presidente della Repubblica in Slovacchia, che hanno le nostre stesse posizioni. Il Premier Robert Fico va in quella direzione lì. In Germania sta succedendo la stessa roba con Sarah Wagner e vedremo i risultati. Pare che questa sua lista diventi il terzo partito. Non è che siamo noi che impazziamo in Italia, c'è Rizzo Toscano e pochi amici e decidono di fare un partito di questo genere. Abbiamo una teoria politica, stiamo analizzando quello che sta avvenendo nel mondo ed è lo scontro tra l'unipolarismo e il multipolarismo. Non so come finirà, speriamo non con la guerra nucleare. Ma noi siamo dentro questo tempo e quando ragioniamo di politica, anche con quelli che fanno la politica, diciamo così, nel sistema, li mettiamo in difficoltà perché possono, come dire, dire che non sono d'accordo, ma non possono non riconoscere la nostra forte titolarità. E quindi contro di noi arriva la qualunque. E in questo caso, come dire, c'è questo, non so neanche come definirlo, un raggruppamento, se c'hai gente che per la caccia e gente che sono vegani, boh, c'è una contraddizione. Se c'hai uno che vuole un'Europa diversa e c'hai uno che vuole uscire dall'Europa, è una cosa diversa. Se c'hai uno che si chiama noi moderati e sono per la NATO, e c'hai quelli contro la NATO, è una cosa diversa. Ma lì dentro va bene tutto, ma io non parlerei neanche tanto di questi, insomma, questi simpatici personaggi. E il problema è capire, far capire alla nostra gente che c'è una prospettiva e noi arriveremo. Se non arriviamo questa volta alle elezioni europee, perché se fossimo presenti ovunque, lo dico senza fare il vaticinatore, noi superiamo il 4%, questo è sicuro. Ecco, però, se noi ci siamo, però per noi, però, noi dobbiamo prendere le firme. Lui ha avuto l'esenzione, no? Diceva ora parlo con la russa, no? Quando gli avevano levato l'esenzione. Sosteneva Millantoni, non so se ne ha davvero, se parlerò con la russa. Contano i fatti, possiamo anche, contano i fatti, possiamo anche riassumerli. L'8 di febbraio, si trova, su internet lo trovate, l'8 febbraio il Parlamento europeo fa un documento di 11 pagine che viene votato a larghissima maggioranza, dove vengono indicate tutte le forze politiche di estrema destra e di estrema sinistra che in qualche modo si muovono nel perimetro contro la guerra. Viene addirittura anche inserito in questo perimetro gli indipendentisti catalani. Dentro questo perimetro tutte le forze che si muovono contro la guerra sono assoggettate al titolo spie dei russi. Poi le prove chiaramente non ci sono, ma ci sono delle informazioni da organi di stampa indipendenti, no? Dove si potrebbe, c'è anche il condizionale. Però insomma questo... Poi c'è un pezzo storico dove si condanna il patto Ribbentrop-Molotov. È divertente vedere che i parlamenti scrivono la storia a colpi di voti. Cioè la storia la fanno gli storici. A me mai verrebbe in mente di dire, se fossi, come dire, maggioranza in un parlamento, di andare a rivedere chi aveva ragione tra gli Orazi Curiazi o tra i cartaginesi e i romani. Perché questo hanno fatto al Parlamento europeo. Ma detto questo, appena questa è stata fatta, è arrivata, diciamo, una cosa che ha fatto il governo di Giorgia Meloni con i senatori di Fratelli d'Italia. Hanno fatto un emendamento dove veniva cancellato l'esonero internazionale
e veniva anche cancellato l'esonero per coloro che avessero anche un solo parlamentare eletto in condizione uninominale, nel caso specifico quello di questo tizio. Bene, questi sono i fatti. In quel periodo noi abbiamo frequentato il tizio in questione. Dopodiché il governo, se vorrei spiegarlo, insomma, il governo cosa fa? Lascia, concede a questa elezione di un collegio uninominale, quindi a questo tizio, di avere l'esonero delle firme. Questi sono i fatti. E quindi quelli come noi, eravamo liberi da questa raccolta firme, in quanto non solo noi, bisogna dire onor del vero, anche Santoro era nella stessa situazione, perché aveva la condizione di potersi esonerare. Anche Alemanno, immagino. Probabilmente anche Alemanno, sì, che tra l'altro dobbiamo ringraziare perché con generosità, sta facendo un lavoro egregio. Senza avere la lista, ci consente di raccogliere le firme per la nostra. Quindi è un atto di grande generosità. Ma detto tutto ciò, il governo a un certo punto l'unica cosa che taglia davvero è l'esonero internazionale. Quindi Santoro, Alemanno, Toscano e Rizzo e i nostri rispettivi partiti si trovano nelle condizioni di dover scegliere o saltare la destra, noi l'avevamo già saltata perché col tizio avevamo, come dire, l'avevamo conosciuto, e dopodiché abbiamo visto come stava a tavola, non dal punto di vista, perché l'uomo racconta di essere un uomo delle periferie, è uno che da 4 legislature fa il parlamentare nell'Assemblea siciliana, prendono 20.000 euro al mese. Ecco, e poi accusa te di essere la casta perché pigli 3.000 euro di vitalizio. No, lui dice prendo 6.000 euro netti, io ne prendo la metà, dopo 20 anni di lavoro e di pensione accumulata a 65 anni. Ma non è questo, il fatto che l'uomo sia delle periferie, vi assicuro che se ci mettete in una stanza vedete chi arriva dalle periferie per davvero. Detto questo, il problema è un altro. Il problema è che noi siamo in una condizione di difficoltà in questa raccolta firme, perché 75.000 firme è davvero dura, è davvero molto dura. Ma noi arriveremo. Se non ci siamo a queste elezioni, ovunque, se non ci siamo con la nostra forza obiettiva, ci saremo alle regionali. Adesso si voterà in Umbria a novembre, si voterà in Campania, in Puglia, in Toscana, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Veneto, in Liguria. Arriveremo, ci saranno le politiche, forse anticipate, forse no, ci saremo. Ma è così importante, stamattina facevo una trasmissione radio Cusano a Roma, e mi dicevano, ma le firme sono così importanti? Io ho riconosciuto che un cittadino italiano che ha i problemi di arrivare alla fine del mese, un cittadino italiano che non ha la casa, che ha problemi di lavoro, che ha problemi per le pensioni, che ha problemi per la salute, delle firme di Rizzo e Toscano non gliene può fregare di meno, sinceramente, diciamocelo. Però sappiamo anche che questo è uno strumento che tenta di estromettersi dalla vita politica, ma noi arriveremo lo stesso. Beh. Grazie Marco per questa lunga introduzione, mi scuso con gli altri ospiti ma era doveroso mettere chiarire alcuni punti, anche perché insomma, la macchietta si diverte a dire cose, poi magari qualcuno ci crede pure. Enzo, sul piano strettamente politico, perché poi qual è la furbizia di quelli che non hanno contenuti, non hanno cultura, parlano in italiano stentato, è quello di spostare la questione dal piano politico, cioè della proposta, dell'analisi, del racconto, della spiegazione, per cercare di dare dignità alla politica tutta, sul chiacchiericcio, il pettegolezzo, ma detto, ma c'era, ma faceva, ma conquistava, ma cosa dice, ma cosa fa, ma quanto guadagna, ma quanto prende, che è un modo per abbrutire completamente il dibattito pubblico e politico, abbiamo già visto con i 5 Stelle, forse non è un caso che De Luca si trovi bene anche con personaggi che vengono da quella storia, finti rivoluzionari, poi finiti al governo con Mario Draghi. Ecco, però sul piano strettamente politico, questo signore, che è l'unico che ha delle possibilità concrete nel caso in cui, ma io insomma ne dubito fortemente, riuscisse a prendere un numero considerevole di voti, sul piano strettamente politico, anche oggi sulla Verità, quando gli chiedono ma lei è
per cosa pensa della guerra in Ucraina? Dice: no, io sono con Zelensky. Ma scusami, ho capito. Noi, insomma, è normale tutto questo. Dico, siamo dentro il teatro dell'assurdo. Tu hai fatto una battaglia con il referendum ripudia la guerra, cercando di sensibilizzare, no, sul dato politico dell'inutilità, anche della cattiveria del continuare a mandare armi all'Ucraina. Questo modo di fare ha solo contribuito ad aumentare incredibilmente il numero di morti innocenti da entrambe le parti. Eppure noi ci ritroviamo con uno che si presenta con un carro, con dentro tutti quelli per la pace, che però pubblicamente, lui come sintesi della lista, dice: io sto con Zelensky. Siamo su scherzi a parte. Eh sì, ma già ci stavamo con Zelensky. Se ci pensi, i personaggi, no, hanno dei punti in comune, cioè di spettacolo, no? Ma proprio partendo dalla questione della guerra, rendiamoci conto appunto che noi possiamo vantare un'affermazione indiscutibile, che praticamente già un anno fa, e oltre un anno fa, perché il referendum chiaramente aveva radici un po' più lontane da quando poi è iniziata la raccolta firme, avevamo già visto giusto. Quando dicevamo: non mandiamo le armi che serviranno solo ad aumentare i morti ucraini e a peggiorare le condizioni della inevitabile poi sconfitta finale d'Ucraina, avevamo ragione. Quando dicevamo, ero presente ai ragazzi che uscivano dalle metropolitane e banchetti qui a Roma, diciamo: guardate che un giorno potreste essere chiamati alle armi. E adesso Macron vuole mandare i francesi, la von der Leyen dice che non si può escludere una guerra in Europa, Crosetto dice no, ma in fondo chissà, eppure avevamo ragione anche su questo. Ecco, quando parliamo appunto di teatrini, macchiette, e invece persone che hanno una serietà dietro, noi abbiamo quindi la testimonianza oggettiva della nostra serietà, della nostra corretta analisi e visione politica, perché diciamo Democrazia Sociale Popolare è l'unico partito che ha proprio apertamente appoggiato la raccolta firme. Nessuno di quelli che stanno in Parlamento può assolutamente insomma, adesso rivendicare l'immagine di quello contrario alla guerra. Conte dove stava? Conte si girava dall'altra parte, e così tutti quanti. Ecco, però adesso si accorgono che avevamo ragione. Ed è questo, secondo me, uno dei problemi, fra virgolette, no, per cui DSP va tenuta lontano, perché è chiaro che per imbrigliare il dissenso verso dei binari morti, verso delle strade senza uscita, c'è bisogno di qualcuno che invece appunto faccia l'incantatore di serpenti. E allora abbiamo, guarda un po', diverse opzioni, cioè per tutti i gusti, no? Quando vai al ristorante, dice: ma lei che preferisce? Allora, preferisco il folklore. Allora, benissimo, abbiamo questa lista che imbarca tutto, il contrario di tutto, sembra un carro allegorico, un po' come la copertina di oggi, no? Sembra il carnevale di Viareggio, sono tutti tanti personaggi sopra, e alla fine, non lo so, fa simpatia, viene votato, ma non su un programma, appunto, mi diceva prima Rizzo, ma come fai a mettere insieme gente che ha visioni diametralmente opposte su questioni fondamentali? Pure qui, che questo va avanti dal 2022, dalle politiche, no? Cioè l'idea tutti insieme per forza è un altro, secondo me, dei trabocchetti, no, messi per strada per disinnescare un vero dissenso, perché non si può veramente mettere insieme tutti, perché non hanno tutti le stesse idee. E questa è un'alternativa. Poi per quelli con il palato un po' più raffinato ti viene servito il piatto Santoro, che è un altro che durante il referendum se ne è bellamente fregato di ricordare nelle innumerevoli trasmissioni televisive in cui partecipava, come adesso, che c'era un referendum al quale si poteva aderire. Poteva pure, capito, farci bella figura lui, no? Perché se l'avesse appoggiato sarebbe stato anche una bella figura per lui il raggiungimento delle firme. Santoro della fine della guerra non gliene frega niente. All'epoca ha distratto l'attenzione dal referendum e adesso cerca di distrarre voti da chi veramente vuole, ha una posizione forte e libera sul rispetto a, diciamo, alle realtà sovranazionali e contro la guerra. Quindi abbiamo
per chi vuole il folklore abbiamo il carro insomma allegorico, dall'altra abbiamo quello un po' dei salotti buoni, appunto, che fa è Santoro, un pochino e tutti più insidiosa quanti... l'operazione Santoro, no Enzo? Perché quello sì, diciamo, quella è una cosa, sì. A me sembra più un esperimento sociale, cioè una cosa di dire vabbè, vediamo se c'è chi ha il coraggio, no, di votare pure. A me sembra una cosa tipo non andare oltre, una sfida, quella del carro allegorico, della macchietta. Santoro invece, insomma, si presenta con un minimo, con dei nomi anche un po' rispettabili, persone che parlano italiano, cioè aprono la bocca, si capisce cosa dicono. Ecco, forse un pochino più insidiosa l'operazione Santoro. Sicuramente più insidiosa, ma facciamoci attenzione, è una cosa importante anche proprio politicamente, perché si rivolge a tutta una fetta di elettorato che non è, diciamo, la provenienza della protesta, no? Quindi una, in fondo una parte limitata, no, della popolazione italiana. Lì vai a incontrare persone, capito, che i delusi dei vari partiti, che non si riconoscono dichiaratamente in un dissenso totale, per cui chiaramente hai un bacino possibile, potenziale molto più alto. Che sono le persone a cui bisogna rivolgersi fondamentalmente, e lui è in grado di catturarle perché è un volto conosciuto, perché appunto è una persona che ha una sua rispettabilità, perché in TV lo invitano e lo trattano coi guanti di velluto, e lui infatti già sta crescendo nei sondaggi chiaramente, ma è, diciamo, è, questo è doping, no? È un po' dopata sta crescita, però di fatto esiste ed è quindi forse l'operazione più pericolosa messa in campo, oltre ovviamente a che cosa? Quello che abbiamo visto col referendum, il silenzio su DSP. Cioè DSP esiste? No, ha fatto un congresso con 3.000 persone. Ha visto. E quindi dobbiamo fronteggiare da una parte queste liste, diciamo, di distrazione e dall'altra il silenzio. Ma come dice Marco Rizzo, a te ce la faremo lo stesso. Sì, ce la faremo lo stesso. Antonello, tu conosci, credo, molto bene, perché l'hai frequentato con me, insomma, questo mondo, l'hai visto crescere, questo mondo, diciamo, del dissenso, che poi non è un monolite, tante volte si parla di area del dissenso, ma non, esiste un flusso di coscienza che in un certo momento ha tenuto insieme delle persone su base meramente oppositiva. Però, diciamoci la verità, ecco, questo tentativo di trasformare quest'area in forza politica organizzata, che noi stiamo portando avanti con uno sforzo titanico, trova delle resistenze tra figure che saltellano, recitano tutte le parti in commedia a distanza di poco tempo. Ad esempio, quella ragazza, la Cunial, ricordo che avevamo cercato di trovare un accordo per le politiche, non si è mai voluta neanche sedere al tavolo, non ha mai voluto aprire un tavolo di confronto, perché sembrava una, insomma, davvero intransigente, no? Adesso invece si è alleata con questo tipo qua, che ha creato una lista che sembra un herpes a grappolo, che faceva cose di questo tipo. Regia, facciamo vedere le prodezze del personaggio che oggi è a capo di questa lista variopinta. Eccolo qua, un attimo, poi torniamo. Non abbiamo avuto delle non vedo l'ora già di averle così, io con gli schermi che controllo tutti i villaggi. Non vedo l'ora. Droni ovunque. Con la mia voce come di becca vi dirà che cazzo, dove cazzo vai? Torna a casa. Questa sarà la voce del drone. Dove vai? A casa, forza, non si esce, zitti. Ecco, comunque fa ridere, dai, insomma, a modo suo è simpatico. Cioè, a me fa simpatia, ora lo dico, è una mia debolezza, però, insomma, è uno che sembra uscito dalla penna di Pirandello, comunque è una macchietta che può essere pure simpatico, magari per un camping, per una serata di briscola in cinque. Forse come leader politico no, però abbiamo visto Di Maio, abbiamo visto altra gente. Ecco, Antonello, queste persone qui, no? Gli intransigenti del dissenso, quelli lì no, che
quelli che facevano le riunioni per dire no a tutti i vaccini, no, tu hai parlato con Tizio, quindi non sei più credibile, tu hai dato la mano a Caio, quindi sei sporco anche tu, sono entrati senza passare dal via dentro questa cosa qua. Allora uno si domanda, ma perché? Cioè, ma c'è un motivo, perché? Tu ce l'hai un perché? Allora, io temo di averla una risposta, perché sai che in tempi non sospetti ci siamo confrontati su questo aspetto. Io ho sempre avuto grande preoccupazione di un aspetto che era il vero tratto costitutivo di questo fantomatico mondo del dissenso. E in questo fantomatico mondo del dissenso, gran parte delle persone che vi operano, che in esso si riconoscono, ragionano per schemi che non sono neanche antipolitici, ma sono prepolitici. E quando tu sei in una struttura mentale prepolitica, purtroppo molto spesso vale tutto. Cioè tu riesci a mettere assieme momenti magari di effettiva intransigenza assoluta e momenti in cui cadi in contraddizione malamente e riesci a tenerli insieme perché non sei guidato appunto da una consapevolezza, da una linea strategica chiara e individuata. Poi c'è da dire un fatto riguardo a tante figure che abbiamo in qualche maniera incrociato direttamente personalmente. Io non amo affatto i meccanismi in cui a prevalere quest'idea di superiorità antropologica. L'idea della superiorità antropologica o della purezza nella storia dell'uomo purtroppo ha portato degli eventi particolarmente infausti. Siccome la storia però ripete sempre prima è tragedia e poi in farsa, noi ora siamo nella fase della farsa, chiaramente questa superiorità antropologica non produce più appunto le tragedie a cui alludevo prima, ma traduce però questi guasti che sono guasti addirittura logici. E qui si individua la fatica profonda che facciamo a vari livelli, sia a livello più prettamente politico, sia di creazione di una controinformazione che sia approfondita e motivata, relazionandosi con questo mondo. Perché, lo dicevo prima, è un mondo che si relaziona prevalentemente secondo schemi emotivi che sono disconnessi dalla realtà e disconnessi anche da qualsiasi ipotesi di coerenza interna. Faccio un esempio. Io ho postato insomma il link del talk show di stasera, ho visto che subito c'è una persona che ha commentato ma se vi dividete tra voi che dovete stare insieme non andiamo da nessuna parte. Il famoso mantra perché non vi siete uniti, unitevi, non dividetevi, che preso astrattamente naturalmente ha una sua nobiltà e una sua piena validità di espressione. Il problema è che, mi rendo conto che espongo un paradosso, ma fino a un certo punto, è che cos'è che in qualche maniera crea il discrimine tra l'amico e il nemico in questa visione? Cioè chi è e cos'è che definisce l'amico con cui io mi dovrei unire? Perché talvolta, con tutto il rispetto, mi viene prospettata un'unione con figure individuali e collettive con le quali io credo che sia politicamente sia proprio come percorso umano eccetera non sento di avere alcuna affinità. E allora perché questo discorso non viene fatto, non so, con Calenda o con Matteo Renzi? Perché portando alle estreme conseguenze questo discorso dell'unità in realtà si arriva a queste follie. Quindi noi dobbiamo in qualche maniera capire da quale parte della trincea noi stiamo combattendo e ragionare in termini che non sono meramente emotivi, ma analizzare la situazione in maniera lucida. Poi un ultimo punto che volevo esprimere proprio su questo esperimento della lista Libertà, che credo riassuma perfettamente tutte queste debolezze intrinseche che ho cercato di esprimere in questo momento.
Allora, io non ho alcun problema a dire, lo dico pubblicamente in questa occasione, che io sono stato tra le persone che ha visto di buon occhio il tentativo di provare a dialogare con Cateno De Luca per vedere se si poteva arrivare a una sintesi, e nel momento in cui questa sintesi non è arrivata, si è rotta, quindi si è rotto il dialogo, si è rotto il filo del dialogo, io ho espresso chiaramente delle preoccupazioni per ciò che avrebbe implicato. Preoccupazioni che ho espresso anche con persone che in questo momento ci stanno dando contro. Ma un fatto, una cosa è esprimere delle preoccupazioni e ragionare dialetticamente. L'altro è non vedere quello che poi è l'esito di questa operazione, cioè una lista che oggettivamente, lo dico senza nessuna animosità, mette insieme tutto il contrario di tutto in una schizofrenia totale, e rilevare criticamente questo elemento che secondo me non fa bene. Certamente al cosiddetto mondo del dissenso, e non fa bene neanche alle persone che in tale lista desiderano esporsi. Ecco, se tu rilevi questo, viene questo bollato come fuoco amico. Ecco, io non No, ma credo non è che né questo amico né sia. nemico, questi non c'entrano niente con noi, È sono un'analisi. persone che non c'entrano nulla. È un'analisi di una lista che oggettivamente è creata con dei criteri. Ma non lo so, non lo so neanche come definire, anche questi prepolitici direi, cioè metto insieme il grano con l'olio, le pere con le arance, è tutto per fare numero. Io non credo che questo sia fare un servizio alla Bene. collettività. Ed è molto Grazie. più che noi stiamo facendo, ma lo dobbiamo fare. C'è poco da dire su questo. Sì, no, ma il dato mi pare evidente, insomma, si cerca in tutti i modi di impedire che un'area che esiste nel paese, che chiede cambiamenti sostanziali, non ambigui, limpidi, sui temi della pace, contro la NATO, per la fine dell'Unione Europea, per la fine del neoliberismo, per il ritorno alla sovranità monetaria, per l'apertura di un mondo multipolare, per il ritorno ad un sistema sociale improntato ad un senso di solidarietà, una ricostruzione del welfare, al rispetto degli enti intermedi, di istituzioni come la famiglia, per la fine di queste follie genderiste, woke. C'è un mondo che vuole questo, però non deve trovare un riferimento certo in un partito politico organizzato, serio, disciplinato, che difenda delle posizioni non ambigue nel caos che questi signori governano. Quindi io capisco che loro, insomma, fanno di tutto per lanciare gente che cerca di occupare uno spazio politico. E quando anche non ci riuscissero, ma generano disillusione, veleno, perché noi nel contrastare e demistificare queste operazioni balorde siamo costretti a polemizzare. Quindi ci sono tante persone delicate che dicono: Oddio, la polemica mi dà fastidio, mi ritiro 7 anni in Tibet perché litigano come sono cattivi. Invece io vorrei un mondo etereo, felice, dove tutti si vogliono bene, dove c'è l'armonia universale, che poi è la distopia del potere posta alla base, no? Quest'idea di ebetismo applicato all'irenismo politico è l'idea, diciamo, del transumanesimo strisciante. Quindi non si rendono conto che i peggiori nemici dell'area del dissenso sono quelli che chiedono l'unità a tutti i costi. Però è un lavoro titanico, è uno sforzo, lo faremo noi. Sicuramente, come dice Marco, arriveremo. Ecco, Marco, ad esempio, sui temi dell'uscita della NATO, sui temi della sicurezza in Europa, no? Una persona che non ha voglia di inseguire il bellicismo tipico di questo mainstream, no? A chi si può rivolgere se non a noi? Cioè, quale forza secondo te oggi è politicamente credibile rispetto ai temi della pace, della sicurezza, dell'Europa, della crescita? Noi abbiamo, diciamo, una certa titolarità, pur essendo nati a gennaio formalmente, no? Ma noi abbiamo avuto un congresso dove giustamente Enzo Pennetta prima citava le migliaia di delegati presenti, ma erano presenti le più importanti ambasciate di una certa area del mondo multipolare. Lo stesso esonero internazionale alla raccolta di firme per presentarsi alle elezioni europee. Beh, no, i rapporti nostri erano con diversi stati e diverse formazioni politiche, dall'Ungheria, dalla Slovacchia, dalla Germania, alla Lettonia,
passando anche per il Portogallo. Cioè, noi potevamo, noi abbiamo, se democrazia sovrana popolare, che oggi peraltro io vorrei anche dire una cosa relativamente ai nostri candidati. Noi presentiamo un progetto politico davvero articolato per un nuovo governo del paese, ma abbiamo delle personalità in questa lista che presentiamo. Oltre ai presenti, insomma, siamo tutti candidati da Cresti a Pennetta, io e Francesco, ma abbiamo l'ambasciatore Scapini, Bruno Scapini, è un grande ambasciatore, ha detto che sono in pensione. Ma ha una titolarità, quando lui può andare a bussare a qualunque ambasciata, viene ricevuto, sta facendo un lavoro di presentazione in tutte le ambasciate di tutti i paesi del mondo, di tutti i paesi del mondo, non solo di una parte o dell'altra. Noi siamo davvero per un mondo multipolare. Abbiamo Cabras, Pino Cabras, che è il nostro responsabile esteri, che ha una titolarità internazionale molto importante. Abbiamo anche una variegata espressione del mondo della cultura, dell'arte, del mondo dei media. Abbiamo Benigni, abbiamo Glauco Benigni, che è, diciamo, uno di quelli che ha fondato la televisione nel nostro paese. Abbiamo Giovanni Masotti, che è il corrispondente storico del TG2, da Mosca, da Londra, dalle più importanti capitali europee. Abbiamo il vignettista Crancic, che viene titolato come uomo di destra. Sì, è un uomo di destra. Pensate, è stato licenziato dal giornale perché le sue vignette si opponevano alla guerra. Oggi la guerra e la pace sono un discrimine. Cioè noi presentiamo, e poi adesso dimentico tanta gente perché abbiamo 76 candidati, quindi è chiaro che dimentico tante persone. Ma per spiegare qual è il nostro livello di titolarità? Quindi qua forse dovremmo ancora tornare, forse per l'ultima volta, ma noi potremmo stare con uno, io non leggo le interviste di questo signore, ma Francesco dice che oggi sulla verità dice che lui sta con Zelensky. Ma il nostro amico Amodeo come fa a stare in No, lista no, con io mi uno dissocio, amico mio non è, eh? Amico mio proprio non è. No, 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 ma dico, lui dice questo Cateno De Luca dice che sta con Zelensky oggi sulla verità. Sì, oggi dici io odio, io sono siciliano, odio gli invasori, quindi da quando dice, lei dalla parte di Zelensky, sì. Vabbè. E come fa Amodeo Ma perché che loro dicono, spreca Marco, tutto il suo Telegram? la malizia del loro ragionamento è questa. Loro dicono, questo è solo un autobus, poi chi corre di più, no, si prende No, con le no, attenzione. preferenze. Non Guarda, guardate, capiscono su che questo. invece col 4% passa solo lui, quindi utilizzeranno. A parte Prego. questo, Francesco, però dobbiamo spiegare una cosa, perché forse questo va spiegato ancora meglio. Perché uno dice, vabbè, ma questo qua sta con Zelensky, ma tu e Toscano siete andati a trattare con lui. Adesso qua dobbiamo spiegare bene. Noi siamo andati a trattare con lui perché volevamo avere da lui l'esonero. E poi la partita la giocavamo noi. Se questo era un uomo concreto, veniva lì, dato che insomma, avete visto cos'è, e ci consegnava l'esonero in mano e poi la politica la facevamo noi. Io non posso stare dietro uno così, mi vergognerei per tutta la vita. È chiaro? Quando abbiamo capito che il mazzo, perché è vero, l'esonero ce l'ha lui, no? Ha questa concessione del governo Meloni per un collegio uninominale, no? Dove ha preso 60.000 voti, noi ne abbiamo presi 370.000 alle elezioni politiche, no? Ma quelli non contano, no? E allora lui ha avuto l'esonero dalla Meloni, bene, e noi abbiamo cercato in qualche modo di prenderglielo quell'esonero. Abbiamo capito che non si poteva fare e l'abbiamo lasciato a se Ma stesso. poi non Ma sapevamo neanche, Marco, qual cioè era. io ho parlato e ho litigato da Prodi e D'Alema, da Cossutta Bertinotti, di Liberto ad altri, e insomma, sto dietro insomma, dai, ma mi vergognerei per tutta la vita, per quel poco che Ma mi poi resta non di potevamo vita. neanche immaginare il livello, come dire, di. Ma ce l'avevano detto, qualcuno ce l'aveva anche Sì, detto. però così no, Ecco, dai, io, no, cioè, così no, così, ma così, detto cioè, questo, ma tu. quando abbiamo visto, Dai, sai, ma dopo di lui è come se devi cosa attraversare c'è un dopo come ponte, no? folklore? Se devi attraversare un guado e c'è un tizio con un carretto, no? Che ti fa attraversare il guado, no? Con l'asta, ti
ti fa passare le rapide, no? Puoi anche starci a sé. Ma se nel momento in cui arrivi lì, questo ti abbraccia e ti tira a fondo, se capisci questo non ci vai. E noi abbiamo fatto semplicemente questo. Quindi dobbiamo anche forse spiegarla meglio questa cosa, perché se no ti dicono, ah ma scopri adesso che lui era così, ah ma noi non possiamo andare, non pensavamo. Questo può dire il contrario di tutto, domani dirà che invece lui sta con Putin, prima sta con Zelensky, poi sta con Putin. Perché guardate, la cosa peggiore nella politica non è tanto quelli che pensano una cosa e la, come dire, e la cimentano con degli argomenti. La cosa peggiore della politica sono quelli che per stare a galla sono pronti a sposare questa e quell'altra tesi, il bianco e il nero, il rosso e il verde. Ecco, quelli sono i peggiori. Bene. È anche vero, Marco, che ad esempio, io l'ho intervistato un paio di mesi fa, no? Anche per cercare di capire il personaggio. Gli chiesi chiaramente della questione pandemica e lui disse no, ho sbagliato, ho fatto degli errori. Poi l'altro giorno su Repubblica dice no, ma a me se lo vantava, diciamo, il suo approccio, come dire, un po' pittoresco, diceva ma io sono uno sceriffo, cioè, questo è un uomo che è capace di dire qualsiasi cosa, però noi non lo diciamo sulla base di un pregiudizio, perché se io non fossi andato al tavolo, io posso dire che se mi invita una grigliata vado, perché secondo me quello se balla col mandolino, suona il piffero, fa il salto con l'altro, cioè è simpatico, magari uno se lo può passare, lancia arancini dal balcone, cioè personaggio pittoresco, si può ridere magari mezz'oretta con lui per, giocando a carta, non so, a boccia, ma non si può fare politica, perché quella non è politica, quella è un'altra cosa, quello è un mix di teatro, suggestione, un po' di furbizia, un po' di, cioè, è tante cose insieme, è un impasto di mille cose, però sicuramente è espressione, diciamo, di una politica che fa male anche al meridione. Quello non è un meccanismo che serve per emancipare il meridione, anzi, semmai quella figura portata sul palcoscenico nazionale finisce per rafforzare tutti i pregiudizi antimeridionali che ancora covano in una parte di società. Va bene, e vi faccio vedere il secondo servizio di Lilli Gorio, poi andiamo verso le conclusioni con Pennetta e Cresti, prego. Ormai più di 2 anni fa, in reazione alla gestione autoritaria psicopandemica, si era formata la cosiddetta area del dissenso. Una costellazione di sigle, simboli, associazioni e movimenti che, dopo aver animato piazze e porti durante quel biennio, non hanno tuttavia saputo o voluto trasformarsi in forza politica coesa e organizzata. Alla prova del voto nazionale del 2022 si sono presentati 3 protagonisti principali: Italia Sovrana e Popolare di Francesco Toscano e Marco Rizzo, Italexit di Gianluigi Paragone e Vita di Sara Cugnal, mentre molti di coloro che nel frattempo erano diventati personaggi di riferimento antisistema hanno predicato l'astensionismo, a detrimento di chi invece aveva provato a incidere nel processo democratico. Oggi Paragone ha lasciato la politica per tornare a fare il giornalista, mentre in vista delle elezioni europee di questo giugno, Vita compare nella miriade di simboli del listone di Cateno De Luca. Democrazia Sovrana Popolare di Toscano e Rizzo, che al congresso fondativo di gennaio si è data statuto e programma politico, attualmente è l'unico partito seriamente strutturato come tale che ambisce a partecipare al voto di giugno in quanto momento di un progetto politico di lungo termine. Ecco, io ci tengo a rivendicare questo aspetto, perché noi l'avevamo spiegato nel 2022 che i cittadini non devono fidarsi di liste estemporanee che nascono solo in prossimità del voto, chiudono il giorno dopo, perché è chiaro che sono dei percorsi costruiti per regalare in seggio a un paio di furbacchioni che si impegnano solo negli ultimi 6 mesi. Ecco, partite è una cosa seria, perché sta in pista sempre. Noi abbiamo preso l'1,3 nel 2022, abbiamo faticato e lavorato insieme nel 2023, stiamo lavorando grazie all'impegno meraviglioso di tantissimi militanti, cittadini, dirigenti, simpatizzanti, anzi lasciameli ringraziare uno per uno, perché io sono stato ieri ad Aosta, avantieri a Milano, la settimana prossima, il fine settimana sarò in Molise, ho incontrato tantissimi cittadini che stanno facendo un lavoro straordinario, io mi sento commosso, responsabile del gesto, della generosità di queste persone che mettono una parte della loro forza al servizio di un interesse
collettivo. Per cui noi non possiamo, Marco, Enzo, Antonello, domani dire vabbè, non ci siamo presi il seggio, allora chiudiamo baracca, burattini e chi si è visto si è visto, perché noi abbiamo una responsabilità nei confronti di questa gente che deve trovarci qui a lavorare, a faticare ogni santo giorno con la neve, con la pioggia, con il sole. Questo mi sembra, diciamo, fare politica in maniera sensata, non salire sul dice so, ma tanto c'è solo questo in giro, passa questo col carro, salgo pure io, se no non ci sono. Questo mi pare ragionamento, come dire, abbastanza pittoresco. Ecco, perché Enzo, tu pensi che la maturità nella pubblica opinione di comprendere la differenza di approccio c'è, o è anche colpa nostra che non siamo riusciti a spiegarlo per bene, o forse non l'abbiamo fatto per pudore, perché sai, parlarsi addosso forse non è sempre utile, ma in questo caso precisare alcune ovvietà forse è diventata indispensabile, insomma, no? Ma credo che ogni tanto vada ribadito. La cosa è stata spiegata in più volte, però posso dire da insegnante le cose ogni tanto vanno ripetute. Allora, l'idea di mettere tutti quanti insieme, che ha una sua bellezza e nobiltà sulla carta, non è oggettivamente praticabile. Dicevamo perché mettere insieme cose incompatibili significa fare un'accozzaglia che finisce male. E, oltretutto, andiamo nel caso specifico di adesso, no? Questo listone, quando sono 17 sigle, se non sbaglio, dentro. Bene, io ho visto i sondaggi, penso di termometro politico, che lo danno tipo intorno allo 0,8. Ora, chiaro che mettere insieme 17 simboli per fare lo 0,8 è una dimostrazione di debolezza clamorosa. Cioè, quindi, che razza di operazione è? D'accordo? Quindi, semmai dimostra proprio la debolezza di queste operazioni. Mentre per contro, io do fiducia alle persone che sono in grado di distinguere un progetto politico serio. E insomma, lo dico standoci dentro, quindi faccio una cronaca dall'interno. Dentro DSP si lavora continuamente a un progetto politico strutturato che non è solamente, diciamo, su un singolo argomento, ma che abbraccia tutte le questioni di cui si deve occupare, diciamo, poi un Parlamento e quindi la politica attiva. Quindi la differenza c'è. E io sono anche abbastanza fiducioso su questo, perché abbiamo solamente in mano i sondaggi ancora, però i sondaggi ci danno ovviamente in forte crescita rispetto a quella che era stata già l'esperienza di ISP, e sappiamo che anche, insomma, così sorcendo la bocca, Mentana ha inserito DSP nei sondaggi, perché non fa più finta che non esista. Riconoscendo anche, insomma, su questo qua, poi alla fine, no, l'oggettività, grazie al cielo, probabilmente prevale, no? Anche se magari un po' di sconto, non lo sappiamo, però riconoscendo anche una crescita, insomma, che è stata abbastanza sostanziosa e regolare. Ecco, allora, le persone, secondo me, la differenza alla fine la vedono, e insisto a dire, noi ci rivolgiamo, adesso apriamo veramente le porte a una quantità molto più ampia di persone che sono praticamente quelli che non si riconoscono più in nessun partito, cioè che magari, diciamo, sono una forma più tradizionale di partecipazione politica, ma chiaramente se non conquistiamo loro cioè è la parte preponderante, no, della popolazione, per cui bisogna rivolgerci a tutti, e questi credo che comincino ad ascoltarci proprio perché non abbiamo quelle caratteristiche folcloristiche che tanto repellono, giustamente, insomma, impressionano, diciamo, che vada a votare personaggi bizzarri, come ha ricordato prima Marco, no? Insomma, riconosci persone della vita civile, sociale, cioè è appunto un mondo che rappresenta in maniera più ampia e più strutturata veramente un gruppo di persone preparate e che si sta organizzando seriamente in forza politica. Concludo dicendo, tutto questo ci colloca all'interno di una trasformazione europea, perché tanto si faceva riferimento ai partiti in Germania in forte crescita, quindi siamo un'espressione in Italia di un qualcosa che sta succedendo in Europa e che ovviamente si vorrebbe soffocare. E concludo dicendo, noi in Italia abbiamo poi un ruolo del tutto particolare, perché quello che succede in Italia ha storicamente ricadute in tutto l'Occidente, per cui
noi, no? Ci hanno regalato nei 70 gli anni di piombo, perché l'Italia era quel cardine su cui si concentrava tutto quanto l'equilibrio, tutta l'attenzione. Siamo sempre stati questo paese che chiaramente può determinare le svolte, ma proprio dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'anima, veramente della politica, della cultura, per cui abbiamo questo ruolo importante da svolgere. Per cui io dico, abbiamo anche la consapevolezza e la fierezza di lavorare a questo. E spero, e sono fiducioso, che sempre più ampi strati di popolazione se ne accorgano e quindi rivolgano l'attenzione al nostro progetto. Bene, Antonello, sono particolari due, diciamo, i meccanismi che utilizzano per cercare di disarticolare DSP, colpirla, diffamarla. Uno è fomentare l'astensionismo, cioè dire non serve a niente, sono tutti uguali, no? Non cambiano, sono pupazzi che rispondono tutti allo stesso burattinaio. E fa presa questo argomento presso una fascia di popolazione scottata da esperienze obiettivamente pessime come quella del Movimento 5 Stelle. Un altro tentativo è invece quello ogni tanto di mandare in avascoperta dei personaggi che esprimono un potere, quindi hanno la forza che promana dall'esercitare un minimo di potere, che sia mediatico, come al tempo di Paragone, un po' istituzionale, visto che Cugnale aveva ricevuto in dono un seggio dal Movimento 5 Stelle, quindi era in Parlamento, oppure attraverso la forza economica o la forza come questa qua, insomma, di sto personaggio che adesso, come dire, ha una forza territoriale che si traduce in una visibilità sospetta. Però la debolezza intrinseca di tanti personaggi in cerca d'autore che annaspano nel web nella speranza di emergere o di essere notati da qualcuno li rende anche facili prede del primo mangiafuoco che passa. Però fanno di tutto tranne che lavorare seriamente, dal basso, in maniera disciplinata e organica per liberarsi anche da questi padroni che poi li usano e li buttano a mare. Cioè, questi andrebbero con chiunque pur di non lavorare seriamente intorno all'unico progetto forte che è DSP. È Sì, invidia o assolutamente. c'è una progettualità dietro? Ma sì, c'è tutte e due, c'è sia una progettualità, secondo me, poi si naviga anche molto a vista per le ragioni che dicevi te, cioè essendo un mondo poco strutturato, ci sono due debolezze. Una debolezza è, diciamo, strutturale e economica, cioè questo mondo che è emerso durante la pandemia, cioè quello delle dirette su YouTube, su Facebook, eccetera, ha avuto un suo senso in quel momento, cioè nel momento in cui eravamo confinati nelle nostre case, no? Per il lockdown, i coprifuochi, eccetera, e c'era effettivamente bisogno anche di un conforto, di una compagnia. E questa fase, diciamo positiva o quantomeno comprensibile, ben presto si è trasformata in qualcos'altro per mezzo di un doppio veleno. Il veleno, diciamo, il demone delle visualizzazioni e il demone anche del personalismo. Il demone del personalismo a sua volta è stato nutrito da un'altra problematica, che è la problematica che hanno tutti coloro che in qualche maniera si occupano di temi sovrastrutturali. So bene perché anche io lo faccio e quindi so bene quanto sia difficile, fra virgolette, conquistarsi un posto al sole, una propria indipendenza economica, una propria tranquillità quando vivi, fra virgolette, di idee, di parole, di libri, di conferenze, eccetera. Però è anche vero che se tu hai fatto questa scelta nella vita, te ne devi accollare anche tutti i rischi. È troppo semplice in realtà, da un lato voler fare, fra virgolette, l'intellettuale e dall'altro utilizzare tutti quei metodi che fanno parte più di altre categorie, che sono più quelle dei venditori, più quelle degli esperti di marketing, eccetera. E quindi c'è questa sorta di schizofrenia in tante figure che noi abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni, tra il volere essere in qualche maniera delle guide, degli intellettuali, dei facitori di idee, e dall'altra questo demone interiore di voler cercare di crearsi una solidità, una posizione, una rilevanza strutturata e strutturale.
E dal momento che questo è molto difficile, soprattutto in una fase come questa in cui un'espansione che si era vista nei mesi precedenti si sta via via riducendo, c'è una sorta di risacca come un'onda del mare, ecco allora è evidente che c'è questa confusione nel cercare di trovare quel partner, quel salvatore che ti può far tornare fuori dal cono d'ombra. E io credo che in questo sì, ci sia anche una forma in qualche maniera di malafede talvolta, nel senso che alcune figure sono scientemente utilizzate per destabilizzare, per creare confusione, ma credo in realtà che ancora più preponderante sia proprio un meccanismo in cui si sta annaspando, si vede all'orizzonte un corpo galleggiante, ci si attacca a quel corpo per cercare appunto di salvarsi. Ed è giunto il momento di dire una cosa molto, forse impopolare, cioè che questo mondo degli YouTuber e degli influencer alla lunga ha prodotto più guasti che elementi di salvezza. Secondo me hanno prodotto proprio un danno cognitivo, perché semplificando costantemente, dando risposte banalizzate e standardizzate a problematiche che sono estremamente complesse e ampie, purtroppo tu crei le basi appunto per ragionare, lo dicevamo prima, in termini puramente emotivi e emozionali di fronte a queste problematiche. Quindi noi ci siamo su YouTube, per carità, tutti noi, anche per un discorso di rapporti di forza, siamo costretti a usare questi mezzi, queste modalità, eccetera. Ma il diavolo sta nei dettagli ed è il come che fa la differenza. Ma poi E sto io ho per noi è uno sentito strumento per troppo. realizzare progettualità solide, perché il nostro partito è fatto di discussioni, di sezioni, di incontri, di luoghi, di congressi. Questo è un mezzo per costruire una casa più solida che non si ferma al digitale. Abbiamo una rivista cartacea, ora faremo una scuola di formazione, abbiamo dei luoghi solidi, abbiamo una classe dirigente, insomma, questo è uno strumento fondamentale, per carità, però non è il fine, questo è il mezzo. Va bene, volevi concludere Antonello che siamo quasi... Sì, no. Esattamente questo, se ho un mezzo va bene, se ho un fine sostanzialmente per titillare il proprio culto della personalità, invece si fanno molti danni purtroppo, e io ne ho visti a Bene. giro. Marco, per chiudere, vuoi spiegare un po' a chi ci ascolta la situazione? Che tanti scrivevano, ma come siamo messi, insomma, in vista delle elezioni europee, qual è la situazione, mancano pochi giorni, cosa possiamo fare? Ecco, se vuoi chiudere tu con un appello a tutti quelli che ci guardano, andiamo, poi chiudiamo. Allora, noi dobbiamo raccogliere oltre 80.000 firme in tutta Italia, ripartite. Quindi non è che possiamo raccoglierne 50.000 a Roma e poi distribuire il resto. Quindi abbiamo bisogno di tutti voi, ovunque siate. Potete raccogliere le firme parlando con i nostri coordinatori regionali. Francesco, so Ecco, che alla mandiamo fine della la schermata trasmissione. con tutti, eccoli qui, questi sono i numeri di telefono di Ecco, tutti i nostri coordinatori. riguardatevela bene, Prego. potete parlare con ognuno di loro. Ci sono dalla Val d'Aosta al Piemonte per arrivare alla Sicilia, alla Sardegna, tutte le regioni italiane e tutti i coordinatori. Potete tornare indietro, fare il fermo immagine e potete chiedere a loro. Poi c'è dove firmare sul sito di Democrazia Sovrana Popolare e c'è l'elenco di tutti i banchetti. Sono centinaia, sono in ogni dove. Io e Enzo saremo a Perugia, alla piazza centrale di Perugia, venerdì. Francesco saremo in Molise con Francesco, sabato domenica saremo anche in Toscana. Insomma, siamo in giro tutti a fare questo. Però tutti quelli che ci ascoltano e che credono nelle cose che abbiamo detto, si appuntino di andare a cercare sul sito dove firmare e al primo banchetto, più probabile verso il fine settimana, dove ci sarà un addensarsi di questi nostri banchetti, portino 10 amici a firmare. 10 persone. Ognuno di voi prenda la zia, la nonna, l'amico, il parente e le porti a firmare. Datevi appuntamento ai nostri banchetti. Ognuno di voi che ci ha ascoltato oggi, se porta 10 persone, noi sabato e domenica abbiamo chiuso. Se le cose che abbiamo detto vi convincono, beh, allora vuol dire che vale la pena di fare questo. Non è un grande lavoro.
parlate, prendete l'elenco del telefono, chiamate 10 persone che sono a voi care e che possono pensarla come noi e li fate venire ai nostri banchetti in questo weekend. Ogni ascoltatore porti 10 persone, 5 persone, facciamo il botto. Noi di questo chiediamo e noi facciamo tutto il possibile. L'impossibile non ce l'hanno ancora dato, ma fare la politica così, poi parlando con le persone, andando in giro. È la cosa più bella della politica. La politica non è fare, come dire, la politica alla Di Maio, cioè fregare la gente e poi andarsi a prendere un posticino al sole. Io nella mia vita l'avrei potuto fare molte volte. Ho rinunciato perché voglio divertirmi con voi e con voi mi diverto proprio. Viva Democrazia Sovrana Viva Democrazia Popolare, Sovrana viva il Popolare. Presidente Francesco No, Toscano. no, viva tutti noi. Va bene, ragazzi, abbiamo voluto fare questa puntata per chiarire tanti aspetti, siccome circolano, insomma, veleni, ipotesi strane. Ora andremo avanti, naturalmente, perché Ringraziamo, scusa Francesco, solo una cosa. Ringraziamo ancora perché quando abbiamo visto i servizi, c'è cioè l'unica forza politica. In realtà non siamo l'unica forza politica, perché obiettivamente la forza politica che sta mettendo in campo Gianni Alemanno, Indipendenza, è una forza politica che probabilmente, anzi direi certamente, nei temi fondamentali che sono quelli della guerra e della pace, che sono quelli dello Stato sociale, che sono quelli dell'indipendenza dell'Italia, che sono quelli del mantenere, diciamo così, le classi sociali all'interno di una lotta contro le multinazionali, la pensa come noi. E quindi Sì. non siamo l'unica forza politica. Siamo, diciamo così, certamente la forza politica più strutturata, ma devo dire che anche Indipendenza in questa fase sta dando una mano importante. E poi, ecco, io ad esempio Alemanno non lo conoscevo e devo dire che conoscendolo, ho trovato di fronte a me un uomo molto serio, molto onesto negli intendimenti, una persona molto pacata, ragionevole, che capisce la politica e soprattutto una persona di estrema generosità. Stiamo facendo un esperimento insieme importante a Modena con Giovanardi candidato. Insomma, quella è anche una partita molto, 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 molto seria. Anche con un gruppo, finisco proprio, anche con un gruppo dirigente di qualità, il presidente Arlecchino, il capo dei giovani, abbiamo conosciuto È delle vero. persone che hanno una qualità politica. Cioè, quella è politica, Questo non è credo. folklore, ecco, insomma, che già non è, No, no, quella è assolutamente. politica, buona politica, il folklore lo lasciamo agli altri. Va bene, ragazzi, ci tocca fare pure, dite, no, ma parlate di grandi temi, sì, ma ogni tanto bisogna fare pure ogni tanto chiarezza su queste cose, perché bisogna spiegare tutto, bisogna faticare anche nello spiegare certi meccanismi, perché se no la gente potrebbe cadere in alcuni tranelli, quindi il nostro è un compito faticoso. Anche a noi stasera magari sarebbe piaciuto parlare più di Ucraina, parlare di guerra, parlare di crisi economica, ma ogni tanto dobbiamo fare anche questo per tenere in guardia la gente. Se ci avessero ascoltato di più nel 2022, 500.000 persone non sarebbero finite nelle grinfie di Paragone, 200.000 non sarebbero finite nelle grinfie di Cunial, altri milioni non sarebbero finite nelle grinfie degli astensionisti, oggi non contano nulla, per cui questo è un lavoro faticoso, ma qualcuno deve pur farlo e lo facciamo noi. Grazie a Marco Rizzo per essere stato con noi. Antonello Arrivederci a tutti. Cresti. Ciao a tutti, io vi do appuntamento per le firme domani da mezzogiorno circa nel piazzale di Gavinana, antistante la COP, ci sarò anch'io, quindi vi aspetto per la vostra firma a sostegno della presenza di DSP alle elezioni europee. Bravo Grazie Enzo Pennetta. Antonello, il nostro segretario organizzativo, bravissimo. Ciao Enzo. Ciao Francesco e un saluto a tutti. Bene, cari amici, grazie per aver seguito anche questa puntata. Io in conclusione, come sempre, vi chiedo una mano per Visione TV, potete aiutarci donando i numeri che la regia manda ora in sovrimpressione e ancora di più ci tengo alla crescita, alla stabilizzazione finanziaria del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Ecco, l'ultimo numero si chiama Contro Natura, è un numero che rompe, distrugge tutti i convincimenti
falsamente progressisti, di una certa oligarchia annoiata, che colpisce proprio la mente delle persone, cerca di destrutturarne la capacità logica e razionale. È un numero importante, vi invito ad acquistarlo sul nostro sito visioneeditore.it. Avremo bisogno di almeno 1.000 abbonati alla nostra rivista per metterla in sicurezza. Siamo intorno ai 360-363, dovremmo arrivare almeno a 450 entro il 30 di aprile, altrimenti saremmo costretti, insomma, a rivedere anche questo progetto editoriale. Io farò di tutto per difenderlo fino alla fine, però insomma dobbiamo cercare di capire la sostenibilità finanziaria di un progetto che ogni mese prevede il lavoro coordinato di persone davvero importanti sul piano intellettuale che vi offrono uno strumento di qualità che può servire anche per preparare intorno ai temi principali del nostro tempo delle migliori classi politiche. Anche per questo lo abbiamo messo in piedi, lo difenderemo fino alla fine, insomma vi farò sapere nei prossimi giorni qual è la situazione. Bene, grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida serata.